Buone notizie per le minoranze culturali bellunesi. Si è tenuta giovedì 15 ottobre la discussione in Parlamento europeo del Minority Safe Pack, l'iniziativa sostenuta da oltre 1 milione di cittadini europei per chiedere più diritti e protezione per le minoranze etniche e linguistiche. Ad intervenire anche l'europarlamentare Herbert Dorfman. Tra le decine di minoranze sul territorio europeo figura anche quella di lingua ladina, che nella provincia di Belluno viene ufficialmente riconosciuta in ben 37 comuni. Anche per questo motivo l'Italia risulta il terzo paese membro, dopo Ungheria e Romania, per il numero di firme raccolte a sostegno dell'iniziativa. Adesso questa iniziativa ha fatto un ulteriore passo in avanti. Abbiamo fatto un hearing, un'audizione pubblica qui nella Commissione del Parlamento Europeo, e come prossimo passo faremo una risoluzione e un dibattito con la Commissione europea in aula nella riunione di novembre della sessione plenaria del Parlamento europeo. Spetterà infine alla Commissione europea avanzare una proposta che tramuti in legge i contenuti dell'iniziativa. Questa richiesta forte nostra di un ordinamento europeo per la tutela delle minoranze linguistiche va avanti. Io penso che le lingue, quelle più grandi e quelle più piccole, siano una ricchezza di questo continente, un continente che è ricco di cultura e ricco di lingua, e io penso che sia anche un compito dell'Unione Europea preservare, tutelare questa ricchezza in tutta l'Europa.